Storie degli iscritti. Ciao, sono Alberto, un ragazzo di 18 anni che vive in un paese di circa 10.000 abitanti. Ci tengo a raccontarvi una storia che ho vissuto circa 2 anni fa ed è stata una delle vicende più angoscianti della mia vita. Era un'estate come tante altre e come tutte le estati mi trovavo a casa di mia nonna per darle una mano nelle faccende quotidiane ed anche per farle compagnia di notte. Purtroppo l'età avanzata le rendeva le cose, anche le più banali, davvero molto difficili. Però mi piaceva molto abitare da lei perché il nostro rapporto era bellissimo, ridevamo e scherzavamo dicendoci di tutto come due coetanei. Era la nonna ideale per me e rappresentava tutto. Una sera, dopo aver finito di cenare con delle squisitissime polpette al sugo e dopo aver dato i croccantini al suo cane, mi rintanai in camera mia per passare un po' di tempo al PC. Mi misi a giocare ad un difficilissimo quanto complicato videogame. Quando si fece una certa ora, attivai l'antifurto e mi misi al computer. Al mio fianco c'era lui che russava, il suo cane che stava dormendo beatamente. La pace di quella armoniosa serata sarebbe finita da lì a poco. Quando arrivò l'una di notte, di colpo, come un fulmine a ciel sereno, si innescò l'allarme, facendomi sobbalzare dalla sedia come un proiettile vagante. Non appena ebbi modo di riorganizzare le idee, mi alzai dalla sedia e mi diressi al pannello di controllo per disinnescare quel maledettissimo rumore. In un primo momento pensai che il motivo per il quale l'allarme scattò fosse dovuto all'errata configurazione del perimetrale esterno e il sensore ad infrarossi che rilevò il cane, che fino a pochi minuti prima dormiva vicino a me. L'intenso baccano svegliò persino mia nonna. Lo riattivai, però questa volta prestai attenzione nell'attivarlo solo all'esterno. Passò un quarto d'ora, mi tranquillizzai e la nonna si riaddormentò. Non ebbi nemmeno il tempo di rilassarmi che, boom, di nuovo il suono assordante dell'allarme. Mi si gelò il sangue perché ero consapevole che questa volta nessuno di noi avrebbe mai potuto innescarlo, compreso il cane. Ero convinto che là fuori ci fosse qualcuno. Così presi tutto il coraggio che avevo e aprì la porta per sbirciare in giardino. Non credevo ai miei occhi quando da lontano scorsi l'ombra di qualcuno, ma non riuscii a capire chi fosse per via della luce fioca dei lampioni esterni. Ma era lì, si muoveva nel giardino. Qualcuno era entrato nella nostra proprietà e sicuramente non aveva buone intenzioni. Così prestai attenzione a non far rumore per evitare di essere visto, ma lui mi notò e balzò via nel buio, scomparendo. A quel punto il nostro cane lo inseguì e io, terrorizzato, chiusi la porta. Mi recai subito in camera di nonna per svegliarla e avvertirla. Le dissi cos'era successo e lei fu colta da una crisi di panico mai vista prima. Nel vedere mia nonna in quello stato e nel pensare al nostro cane, capii subito che avrei dovuto gestire io quell'orrenda situazione. Composi il numero di mio padre e mi disse che in pochi minuti sarebbe arrivato a soccorrerci, invitandomi nel frattempo a barricare porte e finestre. Mi avviai per chiuderle tutte. Mio padre arrivò in un battibaleno, si mise a sbirciare in giardino, ma non trovò nessuno. Mi chiese quindi se fossi certo della cosa, dicendomi che a volte la paura può giocare dei brutti scherzi. Ma se così fosse, come si spiegherebbe l'allarme? No, no, ero sicuro di ciò che vidi e ne ebbi la conferma l'indomani mattina. Quella notte non riuscii a chiudere occhio e la trascorsi pensando e ripensando in continuazione all'accaduto. Il mattino seguente la prima cosa che feci fu quella di perlustrare ogni angolo del giardino e, avvicinandomi al cancelletto per uscire di casa,
notai un dettaglio inquietante che mi fece rabbrividire. Il cancello grande, quello usato per l'ingresso delle auto, era stato forzato e lievemente aperto. Ciò consentiva il passaggio di una persona. Quella notte qualcuno era stato lì. Credo che si trattasse di un ladro. Sono passati quasi 2 anni da quella vicenda e per fortuna non abbiamo più avuto problemi. Ma al ricordo mi si gela ancora il sangue.